Piano nazionale di ripresa e resilienza, come utilizzare le risorse che arriveranno al sud? Il 40% circa destinato al mezzogiorno di quelle risorse pari al 65% di 209 miliardi, stanziati per sostenere le esigenze di enti pubblici e privati. L'importanza di investire in settori che possano utilizzare al meglio le occasioni per i territori ce lo ha spiegato il professore di economia dell'Università di Salerno, Giancarlo Senise. E i pilastri principali sono sicuramente la transizione ecologica, l'economia circolare. Dovremmo fare di più in questa direzione. C'è un'esigenza che stiamo sentendo in maniera molto forte, proprio in questo periodo, con gli aumenti delle bollette elettriche e del gas. Noi siamo un paese che non abbiamo delle ricchezze naturali. E quindi conseguentemente le possiamo però creare con queste energie alternative. Immagino all'idrogeno, ad esempio, gli impianti di idrogeno, parliamo di questi impianti di produzione di idrogeno verde, parliamo sicuramente del biometano, dell'utilizzo di questo, di questa parte della raccolta differenziata, la parte umida che può essere utilizzata per produrre, metano liquido da immettere nella nostra rete di metano. Bisogna avere coraggio. Il professor Senese, che ha collaborato con la provincia di Avellino per mettere a terra dei progetti, 303 per l'esattezza, quando ancora non si parlava di PNRR nel concreto. Ora la preoccupazione è che l'ente di Palazzo Caracciolo non riesca a ottimizzare il lavoro svolto in precedenza, secondo una logica di un progetto uniforme. Poteva essere utile un passaggio di consegne per fare in modo che le progettualità poste in essere, la task force che noi pensavamo di poter realizzare, potesse essere spiegata e fare in modo che questo lavoro non venisse perso. Questo è un rischio perché effettivamente noi avevamo visto abbastanza lungo Quanti sull'argomento.